andremo a testare un altro vino che è stato selezionato rispettando i soliti criteri del prezzo e dell'etichetta. Questo vino che andremo a testare è una Vernaccia, quindi tipico sempre della Toscana, e anche se di una fascia di prezzo un po' più basso rispetto al solito, questo rispetta i parametri della certificazione DOCG, ma andiamo a vedere tutti i dettagli durante il nostro test. A primo impatto notiamo subito l'etichetta che riporta il famoso ritratto di Annio Doni, ricco mercante fiorentino dipinto da Raffaello, che è un richiamo alla terra di produzione del vino, che è appunto la Toscana. Al momento dell'apertura di questo vino bianco abbiamo notato che il tappo monoblocco utilizzato non aderiva perfettamente al collo della bottiglia. Questo può causare durante la conservazione problemi di fuoriuscita del liquido. Infine, il sughero a contatto con il vino presenta alcune zone più scure che possono fare presupporre un principio di alterazione. Tuttavia, però, il prodotto non presenta evidenti difetti organolettici. Alla vista risulta con una colorazione giallo paglierino, con riflessi dorati, anche se non particolarmente intensi. Comunque non presenta sintomi di torbidità o di fermentazioni. In questa vernaccia spiccano subito al naso gli aromi di frutta esotica come mango e ananas. Subito dopo, come note minori, vengono sprigionate sensazioni di pesca matura. Il tutto è piacevolmente accompagnato da una gradevole mineralità. Purtroppo questi profumi tendono comunque a scomparire durante la permanenza all'interno del bicchiere velocemente nel giro di pochi minuti. Durante l'assaggio risulta un po' delicato, con persistenza molto corta e con una leggera asprezza che ricorda quasi un frutto non perfettamente maturo. Gradevole è la salinità. Quindi, infine, possiamo abbinare questo vino con formaggi delicati oppure piatti di pesce non particolarmente complessi. Siamo arrivati alla fine della nostra recensione, mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale e ci vediamo al prossimo test. Ciao!